Si vota anche in Perù, elezioni presidenziali, e il candidato della sinistra è un maestro delle elementari che continua a lavorare la terra dei genitori come tutti i campesini. Promette cambiamenti radicali. A sfidarlo la figlia dell'ex presidente Fujimori, in carcere per tangenti e crimini contro le donne indigene, per aver sostenuto gruppi paramilitari. E queste elezioni in Perù si stanno svolgendo mentre la pandemia è ancora molto molto presente. Vediamo il servizio di Gherardo Vitali Rosati. Alcune bare sono protette col cellofan per avere una sicurezza in più contro il Covid. Nel cimitero di Lima si lavora giorno e notte. Eppure, fino a domenica scorsa, i dati ufficiali sul coronavirus in Perù erano incredibilmente bassi a causa dell'esiguo numero di tamponi. Ora una commissione ha rivisto le cifre con nuovi criteri. Il risultato è drammatico. Il numero dei decessi da Covid è triplicato e il tasso di mortalità è diventato il più alto al mondo, 551 su 100.000 abitanti. Sarà questa la prima sfida che dovrà affrontare chi vincerà le elezioni presidenziali, mai così polarizzate. La sorpresa del primo turno è stata Pedro Castillo, che non abbandona mai il suo cappello per ricordare le sue origini contadine. Ora insegna in una scuola elementare sulle Ande, ma continua ad occuparsi dei buoi che trascinano un aratro di quelli che da noi si vedono solo nei musei. Quando ha invitato i giornalisti a casa sua, ha voluto mostrare la vita ordinaria del terzo distretto più povero del Perù. Non stupisce che nessuno dei suoi studenti possieda un cellulare e che la didattica a distanza risulti impossibile. Al primo turno, Castillo ha superato la sinistra moderata con un programma radicale. Al centro, la nazionalizzazione di miniere e giacimenti di petrolio e gas naturale. Non solo, promette un'assemblea costituente per cambiare la Costituzione del 1993, voluta dal presidente autoritario Alberto Fujimori. Ed è proprio la figlia di Fujimori, Keiko, a sfidare Castillo al ballottaggio. Rivendica con forza l'eredità del padre e promette di farlo uscire dal carcere se verrà eletta. Lui è stato condannato per corruzione e violazione dei diritti umani. E anche Keiko è stata in prigione per finanziamento illecito alla sua campagna elettorale. Un destino condiviso con molti presidenti del Perù. Negli ultimi 30 anni nessuno è sfuggito alle accuse di corruzione e molti sono finiti dietro le sbarre. Nella sua visione del paese c'è la lotta contro la minaccia comunista, con forti aiuti alle imprese per sviluppare una vera economia di mercato. Propone una democrazia autoritaria che sappia usare la mano dura quando occorre. Di qui il termine che ha coniato e che è diventato il suo slogan, la demo dura. È la sua visione per il futuro del Perù. Andiamo ora in Birmania, dove dopo il golpe militare qualsiasi forma di